Dariuela è un ragazzo di 24 anni che disegna dalla mattina alla sera e finalmente è riuscito a fare il suo primo fumetto grazie a un bravissimo sceneggiatore, Giovanni, che è dietro le spalle del microfonista. E niente, spero. Mi è piaciuta questa fiera, ecco. E comunque, parlando ancora di me, voglio diventare il disegnatore migliore del mondo. Non per vantarmi, ma io adoro il disegno e così è come una malattia, ma che invece di fare male. Fa bene, ti fa stare bene, ecco, ti allunga la vita, tra virgolette. Questo momento è in bianco e nero, non solo per questione di costi, ma soprattutto anche per un fatto estetico. È un disegno abbastanza pulito, rispettando un pochettino gli standard, gli schemi. Sì, diciamo che io vengo da una scuola di fumetto che si chiama Arena del Fumetto di Bologna. Quindi lì, insomma, ho imparato le basi del fumetto e illustrazione. Di base disegno sempre in bianco e nero, poi in questo caso ho anche usato per fare delle sfumature i polpastrelli per creare tipo delle ombreggiature così un po' nel genere del fumetto, un po' umoristico. Umoristico gotico, non gotico. Caricaturale, umoristico caricaturale, però comunque tra un po' dovrebbe uscire anche un altro mio fumetto, invece stavolta colorato a Lucca, quindi per chi mi conosce non mancate, saranno delle belle. Siamo a Rimini e siamo con Spectrum. A questo punto la prima domanda: chi è Spectrum? Spectrum, vabbè, so io, sono un fumettista romano, in realtà mi chiamo Nicola. E sì, ho questo nome d'arte per firmare i miei lavori a fumetti, sì. Tu hai quanti anni hai tu? Vabbè, io ce ne ho 50. Non so se ti ricordi negli anni 80 lo Spectrum, era un computer, te lo ricordi? C'avevo lo Spectrum, questa cosa mi è rimasta e mi firmo. Vai, prendilo e mi firmo Spectrum. Abbiamo visto un fumetto stile gotico veramente molto accattivante, sì. Ma soprattutto anche in bianco e nero. Esatto, questo qua, Honey Venom, Honey, dolce veleno in pratica, e, sì, è un fumetto gotico dell'orrore a tinte sexy e ci sono, sì, è tutto quanto in bianco e nero, fatto molto old school con i retini. Quando ero ragazzino, quando ero piccolo, andavo, insomma, in edicola c'erano un sacco di fumetti dell'orrore che avevano tutti i protagonisti femminili che erano delle antieroine, forse te ne ricorderai qualcuno, tipo Zora la vampira, Lucifera, c'erano tutti dei nomi molto altisonanti, avevano delle copertine bellissime, però io non li potevo leggere perché ero troppo piccolo. Quando sono diventato grande e li avrei potuti leggere, quei fumetti non c'erano più. E così nel tempo, piano piano, mi sono elaborato uno stile mio, creando queste avventure gotiche con questa strega che vive insieme a un'altra strega che è la sua compagna, quindi c'è una tematica LGBT nella storia, combattono contro le ipotetiche forze del bene che sono anche peggio delle forze del male in genere, e però anche con tutta una serie di creature dell'oscurità che danno loro la caccia per diversi motivi, e siccome c'è anche un po' di sexy dentro, c'è un po' di tutto, quindi dai vampiri pervertiti, lupi frannari, stupratori, divoratori di cadaveri, i loro nemici hanno tutta proprio il catalogo del fumetto gotico e dell'orrore. Ma soprattutto in alcuni frangenti non rispecchi un pochettino la griglia, ma vai oltre, un po' stile anche manga. Sì, c'è naturalmente un po', non so se vuoi, esatto, il discorso è, naturalmente io sono del 1972 e quindi faccio parte di quella generazione che si è presa tutto il primo bombardamento dei cartoni animati giapponesi in Italia. Sono cresciuto praticamente a pane e mazinga, quindi è inevitabile che il manga mi abbia influenzato, infatti mi ha influenzato, però in mezzo ci sono tante altre cose perché io sono italiano, non sono giapponese, quindi sì, c'è un'influenza manga chiaramente. Però siamo con Laura Scarpa, allora parliamo di fumetti e non solo, ma anche di libri.
Sì, certo, i fumetti sono libri e poi i libri sui fumetti sono libri. In questo caso è un libro su una grande donna, la Paola Lombroso Carrara, che ideò il Corriere dei Piccoli, cioè il primo giornale a fumetti. Oltre questo premio, che effettivamente è stato premiato, ci sono tanti altri premi per quanto vi riguarda, soprattutto anche a Lucca. Beh, abbiamo ricevuto vari premi, dalla Voce delle Cose, che è stato premiato a Romix, altri libri che abbiamo ricevuto, abbiamo avuto premi a Lucca, però diciamo di qualche anno fa, libri di Brandoli e Queirolo, di Fabio Visintin. Insomma, siamo abbastanza premiati, ma i premi sono solo una parte del lavoro di un editore, del successo di un editore. E come descriverebbe il suo stile? Il mio stile è abbastanza vario. Io adesso, per esempio, ho fatto un fumetto per ragazzi edito invece da Mondadori, non da noi, su testi di Bianca Pizzorno, su dei romanzi di Bianca Pizzorno, e per ragazzi, diciamo, il mio stile è un po' più semplice, altrimenti faccio uno stile un po' più pittorico, sia usando gli acquerelli su dei disegni singoli che faccio normalmente come caffè a colazione, e col fumetto più pittorico, ma anche se in digitale. I ragazzi che si avvicinano e vedono i fumetti, in questo caso diversi dal solito manga, che cosa vi chiedono? Ma ce ne sono. Allora, chi in realtà è interessato magari a un fumetto particolare che noi non abbiamo, ovviamente danno un'occhiata, però si fermano meno. Però ci sono quelli molto curiosi, anche poco fa abbiamo visto dei ragazzi molto interessati a cose diverse e chiedono, guardano soprattutto. Noi diciamo sempre di guardare e sfogliare, perché un fumetto si può sfogliare e capire quanto sia interessante. Notiamo anche lezioni di fumetto, mi pare aver capito. Sì, abbiamo una collana che si chiama Lezioni di Fumetto, un'altra di saggi, un'altra di manuali, e abbiamo la scuola online, è stata la prima in Europa da 13 anni online, di fumetto, sceneggiatura e illustrazione. E l'ultima domanda, che differenza passa per chi ci ascolta di sceneggiatura, fumetto e poi colorazione? Ci sono tre parti del fumetto. Beh, il fumetto parte dall'idea prima di tutto, quindi da una scrittura della storia. Se c'è uno sceneggiatore che lavora separatamente dal disegnatore, allora quello scrive davvero per esteso la storia, indicando le inquadrature come fossero un film. Poi c'è chi disegna, a volte c'è anche chi inchiosta nel fumetto molto seriale, e poi c'è la colorazione, che può esserci o no. Spesso però l'autore può fare tutto, scrivere la storia, disegnarsela, inchiostarsela e colorarla. In alcuni casi si fa direttamente il colore, come appunto nel caso che dicevo prima, quando io disegno in modo pittorico, non c'è un disegno e una colorazione, ma un disegno a colori. Siamo con Pamino, pseudonimo di Edoardo. Allora, prima cosa, partiamo con un fumetto che è Salvino. Sicuramente qualcosa ci ispira a un personaggio già conosciuto. Sì, molto. Che lo vediamo tutti i giorni in TV, no? Non so se sei presente. Personaggio abbastanza comune, no? Quando nasce l'idea di farlo, questo personaggio, e dargli questa vita? Questo è nato durante la pandemia, un periodo in cui siamo stati costantemente bombardati da queste personalità simpaticissime che hanno allietato il nostro lockdown in vari modi. Infatti non c'è solo lui, ma ce ne sono tantissimi di altri schieramenti politici. Non c'è solo, non è un fumetto di parte, ecco, diciamo così. È un fumetto dalla parte nostra, che siamo costretti costantemente a subire le varie battute, le varie promesse di queste personcine, chiamiamole così. Vediamo qui, c'è la rappresentazione non tanto drammatica del personaggio che è originale, ma in modo sarcastico, divertente. Esattamente, ridiamo per non piangere, no? E dobbiamo fare, se no ci finiamo a deprimere. Oh. È la fine, è finita. E oltre che abbiamo visto l'utilizzo molto di questi colori brillanti, ma effettivamente un disegno pulito, non tanto complesso.
Beh, oddio, in realtà è molto complesso, cioè, c'è molto lavoro dietro, molto studio, soprattutto delle tavole originali di Toriyama, molti sono richiami, molte sono citazioni, è stato un bel lavorone, è stato un bel lavorone. E a questo punto descrivici come persona, come disegnatore, chi sei? Descrivici per chi ci ascolta. Sono una persona alla quale piace ridere fondamentalmente, piace sdrammatizzare, non piace piangersi addosso e quando lo fa ci si prende in giro. Sono una persona che preferisce combattere la vita col sorriso, diciamo così. Ci sarà un seguito di Salvino? Se sopravviviamo a questa guerra, sì, dai, ci sarà. Siamo con Giulia e allora intanto parliamo che abbiamo di fronte Diabolic. Sì, decisamente, è il fumetto per cui lavoro da 4 anni e sono molto contenta di disegnarlo. Diabolic ormai è un'istituzione nel fumetto. E quando ho iniziato a lavorare, che sensazione hai provato passare a un fumetto comunque abbastanza importante? Sì, io già lavoravo su Dylan Dog prima, quindi ero abituata al fumetto da edicola, quindi non è stato un passaggio molto diverso, ma lavorare su un personaggio come Diabolic, che è una icona del fumetto italiano, è stata una grande emozione perché ti confronti con un personaggio che tutti conoscono, anche chi non legge fumetti, e quindi tutti sanno che cosa fai anche se non sono lettori. Si utilizza molto la griglia come Dylan Dog, ma invece il manga mediamente tende un pochettino a uscire da questa griglia. Sì, noi, io e la mia collega Stefania Garetta, lavoriamo sul grande Diabolic, che ha una griglia libera in realtà ed è molto simile al fumetto francese, volendo un pochino di più anche al manga, quindi siamo un pochino più libere, mentre chi lavora sulla serie regolare di Diabolic invece ha delle limitazioni perché le griglie sono da 3 vignette al massimo, quindi molto limitante. Ma soprattutto un disegno pulito, cioè non c'è una confusione nell'immagine, ma è ben delineato, preciso. A volte ultimamente il manga tende a eccedere un pochettino sul disegno. Sicuramente sì, anche se ad esempio io e la mia collega abbiamo un po' come cifra stilistica arricchire il più possibile gli sfondi, proprio perché siamo anche lettrici di manga, quindi ci piace quel tipo di formula e arricchiamo il più possibile, se ci riusciamo, le tavole. Vi saluto tantissimo, ciao da Rimini! Siamo con Stefania Caretta, abbiamo intervistato, abbiamo ascoltato la tua collega disegnatrice e parlavamo di Diabolic e continuiamo a parlare di Diabolic. Dimmi. Ma non so, che adesso è da un po' che lavoriamo su Diabolic, è come sempre una bella emozione perché ti ritrovi a lavorare per una casa editrice importante e soprattutto per un personaggio che è importante a livello mondiale, perché è un'icona di stile, un'icona pop che è riconosciuta in tutto il mondo e non soltanto come fumetto italiano. Abbiamo visto, abbiamo capito che l'utilizzo della griglia nel caso vostro un pochettino è un po' più aperto perché venite un pochettino dall'idea del manga. Ma più che dall'idea del manga c'è questa differenza. Inizialmente abbiamo lavorato sulle serie pocket, quindi sulla serie con la griglia a 3 vignette, quindi è un po' più chiusa, è un po' meno libera, mentre invece il grande Diabolic ti permette di più perché il formato è come quello Bonelli, ma non è imbrigliato in una griglia statica, possiamo deciderla noi a seconda della nostra della nostra regia, del nostro modo di interpretare la tavola. Questo ti lascia più libertà. Oltre a Diabolic hai collaborato con altri fumetti? Allora, di fumetti in passato ho lavorato con per la Bonelli, che ho strato Dylan Dog, e poi attualmente invece ho fatto dei lavori di animazione per la Spagna e adesso invece sto lavorando per i videogame con la grafica 3D e lo sculpting, quindi per il concept art. E che cosa cambia a differenza passare dall'animazione del cinema al 3D del videogioco? Ma tendenzialmente cambia che quando fai concept art devi inventarti completamente, studiarti delle cose da zero, nel senso che ti danno un'idea e tu da quell'idea devi creare un personaggio, creare magari un'ambientazione, che è quello che serve per vestire le stanze, cioè le stanze del videogioco da cui noi poi andiamo a giocare, che sono stanze nude composte da cubi, tra virgolette, dove vengono composte e che noi dobbiamo andare a riempire.
quindi è proprio un concetto un po' diverso, non è, è un po' come giocare una, in una scatola da comporre, cioè devi comporre qualcosa, invece nell'animazione è assemblare una serie di immagini, è una cosa diversa. Vedere il videogioco, giocarci e vedere il film realizzato, quale sensazione ti prova? È una sensazione diversa, è il pubblico diverso, è più, non so come dirti, è proprio una percezione diversa, non è una questione di provare o non provare, e l'orgoglio di vedere il, in questo caso qua, mentre con il fumetto hai un rapporto con le edicole, quindi con una cosa cartacea, lì si parla di download. Perché quando lavori col videogame per piccole case, lavori su magari case indipendenti, non hanno una grossa distribuzione come videogiochi importanti a AAA, e quindi ti porta a dire, cavoli, guarda, l'hanno scaricato 100 persone in più oggi, ma che bello, e ti dà quell'entusiasmo uguale come ti può avere, si può avere con il fumetto. O guarda, oggi l'hanno comprato in 100 persone in più, è la stessa cosa. Oh, con Marcello... Allora, parliamo di fumetto. Il primo, L'Uomo Ragno, abbiamo visto il primo fumetto, che è sicuramente L'Uomo Ragno, un disegno in bianco e nero, pulito, preciso, e soprattutto quello schema. Cioè la griglia? Sì. Questa griglia? Sì, no, perché Bonelli è su tre strisce, sono sei vignette di media nella pagina, invece questa è su due strisce, il formato tascabile e apparentabile piuttosto a Diabolic, Alan Ford, eccetera, come formato e numero di vignette nella pagina. E niente, è un personaggio che ho inventato un paio d'anni fa per una pubblicazione che si chiamava Fritto Misto, poi il Covid l'ha uccisa, povera, una delle vittime del Covid è stata questa povera pubblicazione, e ora me li pubblico da solo con la mia casa editrice Edizioni Foxtrot, sono in vendita solo su Amazon, è una parodia ovviamente dell'Uomo Ragno di Spider-Man, e è in questo caso l'Uomo Ragno perché è il difensore degli omosessuali. Quando abbiamo visto soprattutto un colore, un disegno in bianco e nero? Sì, per motivi di economia soprattutto, perché prima di tutto c'è meno lavoro, per cui anche per l'autore è più facile mettere insieme un volume completo, perché colorare richiede tempo. E poi anche per poter tenere i prezzi bassi, ho verificato comunque che siccome si tratta di strisce umoristiche, ogni pagina c'è una battuta, il lettore non è molto interessato al colore, quello che gli interessa è la battuta, per cui è inutile far spendere di più a lui e perdere più tempo io, meglio fare una pubblicazione in bianco e nero che accontenta tutti. Nel fumetto c'è la comicità, c'è la satira, è un po' difficile far capire la differenza a volte nel chi legge? La satira è un tipo di umorismo specifico, cioè che cerca di colpire il potere in qualche modo, cioè dove c'è una situazione di potere, una situazione di forza, cerca di colpirla sbeffeggiandola, mostrando il re nudo, no? Come nella famosa favola. Quelle che faccio io invece è semplice umorismo, sono strisce umoristiche, sono come delle piccole barzellette che però messe una accanto all'altra raccontano una storia. Per cui è un tipo di umore, che cosa che facevano già nei quotidiani americani ai tempi di Braccio di Ferro nel 1929, per dire, cioè di fare ogni giorno esce una striscia, ha una battuta autoconclusiva, però la storia continua di giorno in giorno fino ad andare a comporre una storia di qualche centinaio di strisce. C'è un fumetto che si è portato nel ricordo da bambino, che l'ha fatto poi voglia di nascere e fare il fumetto? Ma è di fumetti che da bambino mi hanno innamorato di questo linguaggio, sono troppi per citarli, perché all'epoca ovviamente ero di una famiglia operaia, non avevamo molti soldi e quei pochi che potevamo prendere con la paghetta ce li spendevamo tutti in fumetti, all'epoca uscivano fumetti da 20-30 lire, per cui erano raggiungibili dalle nostre povere tasche e ci aprivano mondi che per l'epoca erano veramente meravigliosi, perché la televisione noi
per alcuni anni non ce l'abbiamo avuta, io sono nato nel 1950, per cui l'ho conosciuta alla TV quando avevo 10-12 anni. I fumetti erano veramente una finestra su mondi fantastici di cui mi sono innamorato e che già da ragazzino insieme a mio fratello ci facevamo in casa dei giornalini a fumetti, inventando le storie, disegnandole, colorandole sui fogli di quaderno. Da lì poi un amore che non è mai finito e che quando ho finito la scuola è diventato la mia professione. Siamo con Emiliano, sceneggiatore di fumetti. Allora, sì, ci spieghi intanto che cos'è lo sceneggiatore del fumetto? Beh, lo sceneggiatore dei fumetti è quello che sta alla base del lavoro, quello che crea le idee, scrive la storia e poi con l'aiuto dei disegnatori, coloristi, che si occupa del lettering, riesce a creare poi l'opera finale. Si parte tutto con una sceneggiatura però, un pitch, un soggetto e poi una sceneggiatura finale. Sostanzialmente è questo il mio lavoro. Passo giornate a tirare fuori centinaia di idee, poi ne viene selezionata una su quelle centinaia di idee e piano piano si sviluppa passaggio per passaggio, pezzo per pezzo, con la collaborazione delle altre persone, naturalmente. Vedere la propria sceneggiatura poi messa in pratica, che sensazione ti dà? Per uno scrittore, almeno per me, vedere le cose che scrivi che prendono vita è il massimo, quindi è sempre una sensazione bellissima. Poi in situazioni come queste della fiera, per esempio, che abbiamo un riscontro anche dal pubblico, che cioè, non solo a noi piace il nostro lavoro, ma piace anche al pubblico, alle persone, più soddisfatti di così non potremmo essere. Dove è possibile raggiungervi? Allora, ci si può trovare su Instagram e su YouTube sotto il nome Getting Yellow Out of Space, ma è un nome ancora in lavorazione, però al momento è quello, e basta, Instagram e YouTube con quel nome. Allora, prego. Tranquilla, è finita. Adesso. Siamo sempre a Rimini e parliamo con Anwar e parliamo di colorazione, colore del fumetto. Intanto ci descrivi che cosa è il tuo compito. Il mio compito arriva dopo il lavoro della disegnatrice, nel mio caso, che è lei, Zoe, e consiste nel appunto dare vita col colore, dare atmosfera ai suoi disegni. E in questo modo abbiamo realizzato svariate illustrazioni, fumetti, eccetera, eccetera. E ci trovate alla Self-Area se volete visitarci oggi, l'ultimo giorno di Rimini Comics. Ma che tipo di colore utilizzi? Acquerello? Okay. Oppure vari generi? Sì, o a seconda. Sì, sì, io dipende dal lavoro. Ad esempio, qua durante il fumetto on the beach sto realizzando commissioni ad acquerello, così da lasciare anche un quadrettino a chi chiede le varie commissioni. Però diciamo che prevalentemente i progetti di fumetto li coloro in digitale, quindi tramite la tavoletta grafica e il computer. Questo non vuol dire però che se c'è il mezzo del computer sia più semplice, è soltanto un'altra tecnica, diciamo. Comics, abbiamo parlato con il sceneggiatore, poi chi colora, ma soprattutto la parte più importante è soprattutto chi disegna il fumetto. Zoe, allora, prima cosa, che tecnica utilizzi per disegnare? Allora, io uso Photoshop, Procreate o in tradizionale, a seconda di quello che serve. Però vorrei dire che la parte più importante secondo me è la storia, perché i disegni attraggono, ok? Invece la storia poi ti fa rimanere incollato. Se i disegni sono belli ma la storia non ti prende, l'abbandoni. E a questo punto, che cosa diresti a un ragazzo di intraprendere il disegno? Bisogna parlare al digitale, però anche la penna bisogna utilizzarla. Quindi perché intraprendere? Allora, io consiglio di intraprendere questo percorso se proprio è la tua, proprio ti svegli e pensi a disegnare. Se no, consiglio di fare anche altro, magari se hai più stimoli, di orientarsi in un'altra direzione. Invece, soprattutto, ci sono fumetti che vedendoli nel tempo ti hanno invogliato un pochettino a intraprendere questo mondo del disegno, anche parte del fumetto? Allora, io ho una venerazione per Turconi e poi il fumetto Berserk, che è di Juanjo Guarnido, spero di aver
di Black Sad, quindi Turconi è un autore e Black Sad che è di Gioangio Guarnido. E sono i due che quando disegno mi piace averli di fianco, che mi danno ispirazione. C'è un tuo personaggio cui hai creato e ti piace poi portartelo dietro? Allora, noi abbiamo fatto realizzato un fumetto che è appunto scritto da Emiliano e colorato da Anwar, disegnato da me, che è intitolato Bia Leonida, racconti dalla casa di riposo, che ci siamo autoprodotti. E questo fumetto, i due personaggi principali, ogni tanto ci piace disegnarli, farli muovere, parlare. E poi abbiamo anche il nostro personaggio Yellow, che ancora però è rimasto, diciamo, non c'è ancora un fumetto, è ancora in lavorazione. Questi personaggi ci diverte tenerli sempre con noi.